incassi, ma Conte non si fa trovare e finisce questa ripresa che Conte si è aggiudicato. Era la seconda ripresa che Conte si è aggiudicato, chiaramente un bel round da parte di Conte. All'angolo di Conte, che vedete lo ha inquadrato, c'è il suo procuratore Natalini e poi i maestri. Dobbiamo dire, ecco Orti ci fa rivedere qualche fase della seconda ripresa, dobbiamo dire che il match è molto intenso sul piano spettacolare. È indubbiamente un combattimento piacevole. Cassi cerca di accorciare la distanza, per questo viene avanti, ma subisce il lavoro di sbarramento da parte di Conte, molto bravo nell'anticipare. Questa è la terza ripresa. Sinistro dritto di Cassi, poi il destro largo di Cassi è andato a segno al volto. Ha provato anche il montante sinistro Cassi, ma è andato a vuoto. La stessa cosa ha fatto col montante destro Conte. Attacca Cassi, è andato a segno con un sinistro al corpo, poi una bella reazione di Conte. Il destro largo di Cassi, doppiato, poi il sinistro ancora di Cassi, ha sentito questi colpi, Conte risponde, ma è stato bravo Cassi in questa circostanza. Destro di Conte, poi il destro di Cassi in uscita. Si scambiano molti colpi, due pugili. Pressione sempre costante da parte di Cassi. In questa prima parte del round ha piazzato colpi abbastanza efficaci. Una bella schivata abbiamo visto intanto da parte di Conte. Ancora un montante destro di Cassi, vi ricordo il montante è il colpo che si porta dal basso verso l'alto, i ganci sono i colpi portati lateralmente e i diretti, come dice la stessa parola, sono i colpi dritti. Sinistro di Conte al volto, poi il sinistro di Cassi, il sinistro preciso di Cassi in gancio è andato a segno al volto. Sinistro di Conte, vedete c'è un'alternanza di situazioni. E il match è bello proprio per questo, perché ora l'uno ora l'altro vanno a segno con colpi significativi. Attacca sempre Cassi, vedete, ma Conte riesce spesso ad anticipare l'azione dell'avversario partendo per primo, come in questa circostanza col destro in gancio al volto. Destro ora di Cassi, un gancio al volto, il sinistro di Conte al viso. È una battaglia molto sostenuta, qualche piccolo avvertimento da parte dell'arbitro Mancini a Cassi, perché nel suo impeto agonistico talvolta spinge l'avversario, ma è un match sostanzialmente molto corretto. Il sinistro in chiusura di scambio da parte di Cassi. È un combattimento anche dispendioso, perché stanno veramente dando parecchio i due ragazzi. Finita dunque la terza ripresa e sentiamo ora l'angolo di Conte, il campione d'Italia. Ascolta, stai facendo un match sconsiderato, stai posta più in linea, hai capito? Devi postare più in linea. E metti, metti i montanti, Andrea, via. I montanti li beve tutti. Orti intanto ci fa rivedere
qualche fase della terza ripresa, che indubbiamente Cassi ha condotto meglio. Non essere impaziente, bene, sono 12 riprese, sono lunghi. Buoni secondi! Sinistro. Bene, abbiamo sentito l'angolo di Conte. Match in perfetta parità dopo tre round. E all'inizio del quarto round è ancora Cassi ad attaccare, lo vedete come va a cercare l'avversario. Lavora il corpo Conte. Sinistro dritto di Cassi al volto. Cassi porta meno colpi, ma spreca meno. Incassa piuttosto parecchio, perché nel tentativo, come abbiamo detto prima, di avvicinarsi, subisce il lavoro di Conte, che con colpi d'anticipo tenta di frenare l'azione di Cassi. Ora un bel destro di Conte al volto, la reazione di Cassi con l'avversario alle corde, un destro di Cassi preciso al volto, ancora Cassi con i ganci va a segno, poi risponde col destro Conte, splendido scambio, entrambi portano colpi durissimi, belle schivate da parte di Conte. Splendida fase del combattimento, vedete con quanta generosità si battono questi due pugili. Molto spettacolare anche questa fase, con Cassi che ha messo alle corde l'avversario, va spesso a segno, Conte costretto a fermarsi, non riesce a venire via dall'angolo, ma non risponde. Poi un altro avvertimento a Cassi perché spingeva, e il pubblico mostra di disapprovare questi interventi dell'arbitro Mancini. Ancora un avvertimento, stavolta per Conte, per la posizione della testa. In effetti è una bella battaglia e queste interruzioni al pubblico non sono piaciute, perché il combattimento è leale, è molto intenso. Vedete Cassi ancora avanti, colpi dritti, poi un sinistro di Cassi al corpo, un gancio sinistro anche di Conte al volto, costretto ad arretrare Conte, un po' affaticati, o infatti viene contato da Mancini, non riusciva a contenere l'azione di Cassi, Conte viene contato in piedi e all'otto riprende il match. Conte sta subendo un lavoro intenso da parte di Cassi, lo vediamo molto molto affaticato, il pugile toscano che stringe i denti, ma è sofferente. Cassi lo costringe allo scambio ravvicinato alle corde, Conte in difficoltà, colpito Conte e viene nuovamente contato, grande prova di Cassi, viene contato Conte, vediamo se riesce ad andare avanti. Conte scuoteva il capo, non ce la fa, non ce la fa, parte l'asciugamano dall'angolo e alla quarta ripresa vince per abbandono praticamente Stefano Cassi, che conquista così il titolo italiano dei pesi leggeri. Quindi Stefano Cassi è riuscito a conquistare questo titolo italiano, che del resto aveva già vinto con Reininger nell'89 a Rozzano, vinse per ferita all'ottava ripresa, conquistando il titolo italiano. E come abbiamo già detto, poi tentò la strada europea senza successo, mentre Umberto Orti ci fa rivedere le fasi conclusive del match. Il gran lavoro fatto da Cassi su
Conte alle corde. E dicevamo di Cassi che dopo aver tentato la strada europea la prima volta contro Policarpo Diaz tentò nuovamente la strada del titolo italiano con Parisi, contro Parisi a Veroli, era il 28 settembre del 91, ma in quella circostanza Parisi fu micidiale, come quasi sempre è accaduto nei match del pugile calabrese, e Parisi vinse per KO alla seconda ripresa. Poi ebbe una nuova possibilità europea, ripetiamo, con Mendy, ma perse Cassi, e stasera qui a Foligno Cassi è ritornato in possesso a 32 anni del titolo italiano dei leggeri, vedete, premiato da Ernesto Sabbati col trofeo degli Azzurri d'Italia. Stefano Cassi, che tra poco sentiremo, ha disputato un bel match. Cassi ha impostato il combattimento sul ritmo, ha subito parecchi colpi d'anticipo da parte di Conte. Rivediamo l'azione finale riproposta da Umberto Orti. Vedete, Cassi ha inchiodato alle corde l'avversario, lo ha costretto allo scambio e i suoi colpi micidiali, soprattutto al corpo, hanno poi creato il crollo della difesa di Massimo Conte. Ed ecco Stefano Cassi che dopo qualche anno torna nuovamente in possesso del titolo italiano dei leggeri. Allora, io ho detto che ha impostato il match sul ritmo. No, devo dire che sulla pressione. Sulla pressione, perché le prime riprese c'è un po' di astinenza dal ring e io ho bisogno molto di lavorare sul ring. Quindi ho dovuto subire per un paio di riprese e poi mi sono sbloccato piano piano. Ecco, il successo però, questo intendevo, forse mi sono espresso male, l'hai ottenuto proprio con la pressione. Decisamente la pressione, anche se nella conferenza stampa si era detto che ci eravamo allenati tutte e due sulle 12 riprese, però quando la pressione è troppa c'è mezzo di saltare. È andata bene così per me. Senti, sinceramente ti aspettavi un successo così repentino? No, a dire il vero no, pensavo di arrivare anche fino alle 12 riprese, infatti è anche per quello che ho iniziato un po' così in sordina, senza sprecare i colpi, perché purtroppo sulle 12 riprese non mi sono mai, cioè non ho mai provato, massimo sono arrivato a 10 riprese, ma questo un anno fa, quindi. Ecco, tu hai fatto un gran bel match in agosto a San Benedetto del Tronto contro Sinizin, che poi ha battuto prima del limite in uno splendido combattimento Campanella. Io non lo reputo un bellissimo match, perché anzi non ero granché preparato, ho fatto del mio meglio. Evidentemente non siamo dello stesso parere, il match era stato buono, grazie Cassi. Probabilmente è anche l'avversario che fa il match. Sì, però allora ti faccio presente che Sinizin nel match successivo ha battuto prima del limite Campanella, sì. Preferita, Kerchi adesso dice preferita, allora è stato, ha subito una lezione da Campanella. Diversità, a me fa piacere sentire, anche sentiamo opinioni diverse. Il fatto Kerchi è per me comunque, allora. Sì, appunto, infatti io sto sottolineando questo, forse non mi sono spiegato bene, mi dispiace Cassi. Allora io ho detto che contro Sinizin lei ha fatto un bel match e lei non è d'accordo su questo fatto qui, mi dispiace perché io la sto elogiando, lei invece dice di no. Io sottolineo il fatto che lei ha perso di misura i punti contro un avversario che due mesi dopo ha demolito Campanella, al di là del fatto formale che poi il verdetto sia stato preferita. Quindi io stavo sottolineando il suo valore. Kerchi non è d'accordo su questo? Non sono d'accordo, perché voglio dire, Campanella c'erano anche dei perché, voglio dire. E non è chi abbia perso prima del limite, Campanella si è spaccato, l'hanno fermato, giusto l'hanno fermato per la ferita, perché se volevano fermavano prima, invece hanno la settima ripresa e hanno fermato, perciò voglio dire.